Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Genshin Impact perché oggi vi farò vedere la mia strategia per quanto riguarda il Theater Mechanicus, per quanto riguarda lo stage numero 7. Come ben sapete, bisogna effettuare anche in questo caso l'obiettivo di battere la difficoltà 7, in questo caso, o quella superiore, che sarebbe la Special Mode, che farò in un video a parte, dove appunto bisognerà utilizzare solo 12 costruzioni al massimo. Ora, per quanto riguarda le costruzioni, ora ho le torrette queste qui al 10, semplicemente perché ho già fatto la prova per registrare, le 12 costruzioni e quindi ho potenziato. In realtà non volevo potenziarle perché vanno benissimo anche a livello 8-9, si può tranquillamente, riuscire a chiudere lo stage. Per quanto riguarda la difficoltà di livello 7, però, per quanto riguarda ovviamente l'ultima difficoltà, sicuramente aumentare le torrette al 10 sarà praticamente obbligatorio. Anche perché ci saranno 10 wave, ci saranno diversi mostri, quindi di conseguenza si dovrà effettivamente essere un po' più aggressivi. Per quanto riguarda l'ultima costruzione che abbiamo sbloccato oggi, ovvero il Portal of Wonders, è un portale che praticamente permette al giocatore di potersi teletrasportare da un punto all'altro della mappa. Può essere comodo se si gioca in due e magari si vogliono presidiare due zone diverse, ma per chi gioca singolarmente, per esempio, l'ho trovato abbastanza inutile, se devo essere sincero. Quindi sbloccatelo, giusto perché dovete sbloccarlo e anche perché non deve essere maxato, quindi non deve essere portato a livello superiore. E quindi di conseguenza ce l'avete e siete tranquilli. Le torrette al solito che io potenzio principalmente sono quelle elettriche, quelle di fuoco e quelle di ghiaccio, dato che, come detto più volte, le torrette di acqua le trovo estremamente lente ad attaccare e quindi utilizzando Mona mi sostituisco io praticamente alla torretta acqua e quindi faccio io da torretta acqua, sia per essere un po' più dinamico nel gameplay ed evitare di restare fermo a guardare soltanto le torrette che fanno il loro lavoro e quindi almeno mi rendo utile a qualche cosa. E poi successivamente perché avere la possibilità di avere le interazioni a comando, quindi il freeze a comando, il melt, scusatemi, il vaporize a comando o qualsiasi altra reazione, sicuramente ci fa comodo. E quindi di conseguenza preferisco sostituirmi io alle torrette piuttosto che appunto mettere torrette d'acqua che trovo veramente estremamente lente, soprattutto in queste fasi finali di gioco dove bisogna essere abbastanza veloci. Allora, detto ciò, io direi di cominciare al solito col mio team predefinito per quanto riguarda queste modalità e noi ci vediamo nel momento in cui carichiamo il livello. Allora, eccoci qua con il livello che esattamente volevo farvi vedere. Quindi cominciamo a costruire in questo modo. Arcanum. Qui mettiamo Pyro. Qui mettiamo Crio. E qui mettiamo Elettro. Cominciamo. I primi nemici ovviamente sono estremamente lenti, quindi abbiamo il tempo per riuscire a gestire un po' la situazione. A parte questi che corrono qui sotto, ma non sono un grosso problema. Possiamo tranquillamente gestirli. Noi mettiamoci di qua. Esatto, così li possiamo fermare in tempo. Qui adesso mettiamo l'altra Pyro, così abbiamo un po' di potere offensivo. Esatto, e già qui abbiamo un ottimo presidio. Qui mettiamo Wet, così abbiamo Frozen a comando. Wet. Così abbiamo Electrocharged anche a comando. Vedete, le interazioni con l'acqua rispetto alle torrette classiche conviene molto di più non utilizzare quella d'acqua. Ok, qui abbiamo praticamente finito già. Adesso i punti accumuliamoli, perché i punti che accumuliamo mi servono per potenziare. Mi serve in realtà un potenziamento che vorrei trovare.
perché trovare quel tipo di potenziamento mi permette di avere un po' meno problemi, ecco, mettiamola così. Ovvero quello che mi permette di potenziare la velocità di fuoco quando il Mechanicum è attivo, cioè mi aumenta la velocità di tutte le torrette che buffa. E questo sarebbe un gran potenziamento e costa 200, quindi devo risparmiare per ottenere questo tipo di potenziamento. Mancano gli ultimi 5, di cui due sono di là. Uno era qua. E gli altri due? Ah, uno è là. Vabbè, qui lasciamolo perdere, tanto ora crepa da solo. Ah, ok, gli ultimi due sono qua. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Allora, abbiamo 394 punti che ovviamente mi potrebbero servire, come detto prima, a prendere il potenziamento del Mechanicum. Spero di trovarlo perché non è detto che, cioè non è detto che spunti, eh. Quindi, però se spuntasse adesso, subito, sarebbe ottimo. Ah, eccolo. Mysticus Mechanici Increase Attack Speed, perfetto. Ovviamente è inutile dire che se volete fare la sfida delle 12 torrette, cercare le sfide Fearless non ha assolutamente senso. Perché le sfide Fearless non vi danno nulla di buono. A questo punto qui mettiamo... Ah, insufficienti. Ah, ok. E allora andiamo avanti. Però l'importante lì era costruire elettro e ghiaccio in modo tale da gestire un attimo la situazione. Esatto, qui adesso la situazione è decisamente più facile. Esatto. Qui adesso no, ancora non lo posso fare. Esatto, altra torretta di fuoco. Per avere ancora di più la possibilità di fare danno. Questo scoppiato malissimo. Questi scoppiati malissimo. E qui adesso Arcanum. Così diventano anche più veloci. E possiamo essere più incisivi. Ok, e siamo a 9 costruzioni ancora, eh? Quindi non siamo ancora a pieno regime. Che possiamo arrivare a 12. Io l'ho conclusa a 11, se non sbaglio, la prima volta che l'ho fatta, l'avevo conclusa a 11 costruzioni totali. E avevo comunque ancora le costruzioni all'8 e al 9, credo. Non ancora al 10, come adesso. Quindi dovremmo riuscire a fare la stessa cosa. Qui si va di elettrico. Qui si va di ghiaccio. E qui si va di... Esatto, Arcanum. Però non lo posso costruire. Vabbè, appena lo possiamo costruire. Tanto il potenziamento che volevo l'abbiamo ottenuto. Poi ancora ci sono 15 nemici da... Esatto. Così adesso tutte le nostre costruzioni sono potenziate. Abbiamo 12 costruzioni esatte. Ora, da questo momento in poi, noi dobbiamo semplicemente aspettare e cercare di interagire solo quando sarà necessario con Mona, ovviamente, per dare lo status wet e poi fare la reazione a comando in base a quello che ci interessa. Quindi, se vogliamo fare un Vaporize, se vogliamo fare un Electrocharged, se vogliamo fare, in base, ripeto, alla reazione che ci interessa, utilizziamo Mona. Possiamo anche non utilizzarla in modo tale che poi ghiaccio e fuoco magari facciano melt direttamente senza passare dal frozen e quindi avere una come dire un'aggressività un po' più alta rispetto a prima, quindi si può tranquillamente fare così. Allora, manca un nemico. E abbiamo 292 punti, quindi un altro potenziamento carino che potremmo trovare è quello delle costruzioni elettriche che accumulano danno in base agli attacchi che fanno. Cryo Elemental Mastery? Assolutamente sì. Elemental Mastery aumentatela
sempre. Questo è un gioco che ovviamente vi spinge ad utilizzare le reazioni elementali e le interazioni elementali, ovviamente. Quindi è obbligatorio praticamente utilizzare l'Elemental Mastery. L'Elemental Mastery qui è il vostro alleato migliore. Per cui sfruttatelo a più non posso. Allora, le torrette qui non sono un grosso problema perché vengono completamente sciolte. Bastano veramente due reazioni di melt o comunque in generale due reazioni elementali a caso che vengono praticamente sciolte. Quindi non abbiamo problemi di nessun tipo. Qui siamo stati un po' sfortunelli perché è uscito il mago d'acqua e non quello di ghiaccio, ma vabbè. Potrebbe uscire anche dopo, quindi alla fine non è un problema. Qui stessa identica cosa. Frozen a comando. Ed evitiamo che si accumulino i nemici. Che si accumulino i nemici praticamente nell'area centrale. Benissimo. Qua abbiamo gli slime che non sono assolutamente un problema. Vengono shottati in maniera abbastanza facile. E ora questi ultimi nemici dovrebbero essere i maghetti. Non dovrebbero essercene più di quelli volanti. No, non dovrebbero essercene più. Adesso sono soltanto i maghetti con gli slime, tecnicamente. Qui mettiamo un po' d'acqua giusto per fare qualche reazione elementale in più. Qui comunque non è un grosso problema, possiamo gestirli tranquillamente. Perfetto. Ovviamente inutile, ripeto, prendere le sfide, le fearless, quando si vogliono effettuare questo tipo di sfide. Mi sembra abbastanza logico. Avrete modo di poter prendere, di poter, diciamo, anche sfruttare le sfide per ottenere qualche sigil point in più, ma se dovete fare le sfide a 12 torrette non mi sembra il caso spingere così tanto il limite. Certo, se poi siete sicuri di voi stessi, fatelo ovviamente, cioè fatelo tranquillamente, però io non ve lo consiglio, ma per una questione di sicurezza anche psicologica, non tanto per il fatto ci riesco o non ci riesco, proprio in generale. Ora, sarebbe figo trovare un Pyro Elemental Mastery in realtà. Se riuscissi a trovare il Pyro Elemental Mastery sarebbe fighissimo. Il Pyro Elemental Mastery sarebbe ottimo. Pyro attacco, idromeccanici. No. Ok, aumentiamo l'attacco dei Pyro meccanici. Va bene. Ecco, qui facciamo attenzione perché ci sono i Metalchur con le asce che potrebbero dare un problema. Quindi che cosa facciamo? Togliamo questo e piazziamo una mina. Vedete, perché comunque arrivano tutti insieme, quindi riusciamo in un qualche modo a colpirli e riusciamo a fare più o meno una cosa del genere. Piazziamo un'altra mina perché dovrebbero essere due wave praticamente di nemici questi qua con le asce. Esatto, vedete, li stanno arrivando. Quindi nel momento in cui arrivano, boom, esplosione, Crio a comando e se ne vanno via. Ok, in questo momento possiamo rimettere l'Arcanum. Qui facciamo attenzione. Giustamente, come detto prima, cercare di accumulare la folla
all'interno giustamente del nostro, della nostra area di gioco può farci rischiare un po', può farci rischiare. Ecco perché le mine qui hanno avuto un ruolo molto importante, proprio per evitare che si creasse tutta questa folla che si è creata adesso al centro, che poteva rischiare appunto di farmi fallire il mio, diciamo, la mia run. A meno che, essendo ancora alla quarta, avrei avuto forse la possibilità di poter recuperare i nemici scappati, dato che c'è il bonus che ci consente di recuperare i nemici scappati, però non vorrei puntare il tutto su quello, ecco, mettiamola così. Ok, anche la quarta wave chiusa. Pyro Elemental Mastery. Perfetto, perfetto. Qui abbiamo ancora i nemici con le accette che ci possono dare problemi, ma dovrebbero spuntare da qua sotto. Esatto. Quindi stessa identica cosa. Mina che piazziamo qui. Ripiazziamo la mina e saliamo subito su per controllare che tutto sia in ordine. Ok, qui va tutto bene. Qui abbiamo adesso, tramite l'Elemental Mastery del Pyro, i danni melt che sono un qualcosa di fenomenale. Ok, qui congeliamo tutti a comando. Benissimo. E adesso possiamo ripiazzare l'Arcanum. Sono finiti i nemici con le accette, sono soltanto due ordate praticamente, no? Appena finiscono le due ordate, siamo abbastanza tranquilli. Adesso i danni melt, vedete, 27k di danno melt. Adesso il melt qui sarà il nostro più grande amico. Il melt raggiunto l'attacco in più e l'elemental mastery. Tanta roba. Veramente tanta roba. Una volta presi questi potenziamenti, credo che veramente ci sia poco da fare per i nostri nemici. Ci sia veramente, veramente poco da fare. Elettromeccanici, Elemental Mastery più 100. Wow. 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 Non mi era mai capitata una run così. Veramente mai capitata una run così. Allora, qui siamo stati anche fortunati, perché abbiamo praticamente il guardiano di ghiaccio che viene, non viene da sotto, ma viene da questo lato. Quindi ci dà la possibilità di essere un po' più veloci per quanto riguarda l'eliminazione dei guardiani. Di questi guardiani. Qui piazziamo l'acqua a comando. Vedete? Nel momento in cui noi facciamo il melt, praticamente vengono sciolti in una maniera pazzesca. Abbiamo l'Elemental Mastery che... abbiamo l'Elemental Mastery talmente alta adesso che... non c'è paragone. Veramente non c'è assolutamente paragone. Cioè vengono sciolti praticamente. Vengono sciolti. Guardate, guardate l'Elemental Mastery cosa è riuscito a creare. Oh. 27k di melt, tipo così, a caso. Ok, manca l'ultimo, che è quello agghiacciato. E quindi abbiamo praticamente chiuso con 12 costruzioni anche la difficoltà numero 7. Beh, devo dire che sono abbastanza soddisfatto, perché sì, che
si può tranquillamente fare anche con le costruzioni più basse. Io qui avevo già le torrette al pairo, io qua ho già le torrette al pairo al 10. Però si può fare tranquillamente anche con le torrette al 9 o anche all'8, cioè come prime wave, si può fare tranquillamente anche a primo colpo. Come potete vedere, abbiamo completato lo stage senza far scappare nessuno. Abbiamo fatto praticamente tutto, abbiamo ottenuto 975 punti. Quindi spero che questo video possa esservi stato utile. Farò anche la difficoltà, quella finale, sempre con 12 costruzioni, se ci riesco, voglio provarci e poi la posterò ovviamente come sempre qui sul mio canale. Detto questo, vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.